ragazzi, oggi inauguriamo la nostra nuova rubrica in collaborazione con HD Blog. In questa rubrica ci occuperemo di fare le recensioni dei videogiochi in uscita e soprattutto saremo sempre in cosplay. Protagoniste, le tette di Virginia. No! Fondamentali di Bioshock Infinite è la trama, suspense, misteri, tutto ci porta a prendere delle decisioni e vivere delle emozioni, diventando così i veri protagonisti della storia. Permesso? Sono Booker DeWitt. Ci ritroviamo nei panni di Booker DeWitt, un ex agente con problemi finanziari, droga, alcol. Booker viene incaricato di recuperare Elizabeth, una vera nerd del 1912, che però vive a Columbia, una città sulle nuvole. Con una navicella verremo portati sempre più in alto. Tuoni, fulmini e lampi, e soprattutto il respiro affannoso del personaggio, aiuteranno a provocare un senso di angoscia ancora più profondo. Alleluia. La navicella precipita e vi ritrovate in un misterioso santuario. Uscite e iniziate a camminare per questa città, che è strana e surreale. A quel punto inizierete a giocare. Il gameplay è basato sul first person shooter con elementi survivor e elementi d'avventura. Il tutto mantenendo tutti gli aspetti e gli elementi dei capitoli precedenti del gioco. Sulle armi c'è poco da dire, poche munizioni e portafoglio quasi vuoto per acquistarne altri o acquistare proiettili. Ma non disperate, potrete raccogliere oggetti e munizioni dalle persone che uccidete. Oltre alle armi avrete i Vigor, che sono la nuova generazione dei plasmidi, e i Gear, che abilitano i poteri speciali assegnabili negli slot. Insieme al mio personaggio, Elizabeth, possiamo combinare i nostri poteri per lanciare delle magie sempre più potenti. A differenza dei capitoli precedenti, che erano molto cupi e claustrofobici, ci ritroviamo invece a viaggiare attraverso un ambiente soleggiato e all'aria aperta. Ambientazioni straordinarie, storie interessanti e personaggi ben caratterizzati. In conclusione, crediamo davvero che Bioshock Infinite debba essere provato. Quindi, Video Girl Sky approved!